Dalla programmazione del trasferimento della Tela del Caravaggio, seppellimento di Santa Lucia a Rovereto per una mostra tematica, si è discusso nelle ultime ore nell'aula del Consiglio Provinciale di Trento. L'argomento è stato sollevato da una interpellanza. L'altro giorno lo stesso Presidente Sgarbi dice, ma se non arriverà quell'opera là, ne prenderemo un altro Caravaggio da Napoli e la sostituiremo come se fossero interscambiabili. Cioè, quindi c'è molta confusione rispetto a una mostra annunciata più volte e data per fatta che ha creato molte reazioni. Quindi l'oggetto della domanda è questo, lo stato dell'arte, quali sono gli accordi intercorsi, quali costi, qual è lo stato organizzativo, anche perché purtroppo non riusciamo a trovare documentazione e il sito del MART ha una parte che dice amministrazione trasparente, ma gli atti non sono visionabili. Gli aspetti contrattuali per il prestito in oggetto sono attualmente in fase di definizione con l'ente proprietario. Eventuali oneri per il prestito in oggetto saranno sostenuti dal MART esclusivamente, qualora pattuiti, all'interno delle condizioni contrattuali in oggetto, come d'uso nell'ambito dell'organizzazione delle mostre d'arte, perciò nulla di più che appunto una prassi consolidata. E ad oggi non sono stati sostenuti oneri per appunto l'allestimento della mostra. Ma devo dire che la risposta lascia molto sorpresi perché le numerose esternazioni del Presidente del MART erano molto più avanti rispetto a quello che ci riferisce oggi l'assessore. Ha fatto interviste numerose, sia televisive che cartacee, in cui dice: ci mettiamo 350.000 euro, quindi dà delle cifre per il restauro, cioè quindi va ben oltre quello che ha detto l'assessore, cioè è stata programmata e quindi su quello non lo mettiamo in discussione. Non abbiamo però in una documentazione che non ho sentito ulteriore rispetto alla programmazione, trovato nessun atto che andasse a definire le modalità poi più concrete, che sono quelle più volte illustrate pubblicamente dal Presidente del MART, e invece ci dice gli aspetti contrattuali saranno definiti anche i costi nell'ambito di una discussione che quindi è ancora in corso.